provincia di Brescia, come ormai abitudine, all'avanguardia per quanto riguarda la cultura, una mostra particolarmente interessante, artisti bresciani, Daniele Morgua, presidente della provincia. Beh, questo credo che sia un evento che porta la nostra provincia alla ribalta nazionale e anche internazionale. Come provincia abbiamo sempre cercato di dare una promozione, un valore al territorio, che è un valore importante, perché la provincia di Brescia è un territorio variegato che va dalle montagne alla pianura, ai laghi, con risvolti quindi economici, turistici di primissimo piano. Dobbiamo far capire questo, che anche dal punto di vista artistico a Brescia non manca nulla, che siamo un territorio anche qui di livello internazionale. Questa mostra è una mostra di autori bresciani con opere che derivano da collezionisti esclusivamente bresciani e che quindi è una mostra made in provincia di Brescia anche questa, e che dimostra quanto sul nostro territorio ci sia e che spesso non siamo neanche, non lo conosciamo neanche pur vivendoci. Io credo che quindi questa sarà una mostra di grandissimo valore, che noi abbiamo fatto con costi assolutamente ridotti, e una possibilità di partecipare a questa mostra con un costo del biglietto anche qui molto contenuto, quasi la metà di quanto abbiamo visto recentemente in alcune città del Veneto. Questo significa che si rende la cultura particolarmente accessibile a tutti, alle famiglie e anche soprattutto alle scuole, che con soli 3 euro possono venire a questa importantissima mostra. 100 capolavori dalle collezioni private di Brescia. Davide Dotti è il curatore, è l'organizzatore, il direttore artistico, come vogliamo chiamarlo. Ecco, ci dà due notizie su questa manifestazione, su questo evento. Certo, allora, questa mostra riunisce per la prima volta nella sede espositiva di Palazzo Martinengo 100 quadri dal 400 al 700 di autori bresciani, da Foppa, passando per Moretto, Savoldo, Romanino, Ceruti, quadri che appunto hanno questa caratteristica di non essere quindi pubblici ma proprietà di collezioni private bresciane. Quindi un evento unico, eccezionale, perché finita la mostra, durante 3 mesi, chiuderà il 1° giugno, rientrando nelle rispettive collezioni, non sarà più possibile per il pubblico ammirarli. Sono 100 quadri selezionati dal Comitato Scientifico Internazionale, di cui ben 34 inediti, quindi un grande passo in avanti anche per la storia dell'arte.